poche ragazze scelgono questo percorso di studi perché secondo me c'è una mentalità un po' antica, cioè si associa alla meccanica, a sporcarsi, andare in officina. Invece, cioè, in realtà la meccanica è molto altro. Essendo un ambiente prevalentemente maschile, salti subito all'occhio. Tempo, pochi giorni, già tutti mi conoscevano. Mi sono sentita un po' a disagio. Poi ci ho fatto l'abitudine. È molto importante avere una passione. Se non ce l'hai, sei perso. Se non ti piace il lavoro che fai, è inutile. Cioè, non hai neanche la voglia di alzarti la mattina e proprio sembra che la tua vita non abbia senso. Spesso mi capita di sentire o comunque di vedere stupore nella faccia della gente quando dico che faccio da progettista meccanica. Spesso mi guardano come a dire: oh mio Dio, ma come fai? Sei una ragazza, ma come fai a saperle queste cose? Ho studiato le stesse cose che hanno studiato i miei compagni di classe. Non c'è motivo per cui io non debba ricoprire certe figure. All'inizio tutti ti guardano un attimo per vedere se sai avvitare, se sai qualsiasi cosa, magari ti mettono alla prova nei modi più assurdi. È sempre un dover dimostrare che sì, è una cosa che anche una ragazza può fare tranquillamente. Ce n'è ancora tantissima di strada da fare, ce n'è ancora tanta e troppa.